47esima edizione del Nautic Sud, siamo in casa Jupex, uno degli stand più visibili quando si entra in questa fantastica manifestazione, si entra e si ha davanti Jupex Marine. Con me c'è Giuseppe Petrucci, l'ideatore, il fondatore di tutto quello che vedete, e c'è Christian che invece rappresenta Jupex in tutto il mondo, perché sei tu che poi segui l'esportazione del prodotto, che ormai comincia a essere veramente un prodotto importante, una gamma veramente importante. Infatti novità, qua a Nautic Sud è comparso il 40, l'avevamo detto pochi mesi fa, è qua, il 40 è arrivato. Beh, io prima intanto due parole le farei fare a Giuseppe per quello che è proprio questa crescita che c'è stata in pochissimi anni, quanti sono? 4-5 anni? 4 anni che esiste Jupex, tu eri giovanissimo, lo sei ancora, ma sei meno giovane di 4 anni, e devo dire che questo lavoro lo invecchia precocemente, perché ti sta assorbendo tutto il tuo tempo, cioè la tua giovinezza la stai dedicando alle barche, ai gommoni, insomma tanto sacrificio, però c'è la soddisfazione poi di vedere tutte queste persone che apprezzano questo prodotto. Assolutamente sì, assolutamente sì, siamo fieri, contenti, la novità era il 40, è ancora, che lo presentiamo con un open day a luglio e abbiamo fatto... perché siamo all'ultimo giorno del Nautic Sud, ma in realtà rimane novità per tutto il 2020. Assolutamente sì, però poi siamo usciti un attimino con un 40 piedi che ha sorpreso un po' tutta la nostra clientela. Allora, sentiamo Christian, perché questo 40 è effettivamente una barca importante, una barca che dà una bella immagine anche dello stand Jupex, perché là insomma attira l'attenzione con la sua imponenza, una prua importante. Ingombrante, però l'ho vista molto sportiva, una linea molto sportiva, no? Rispetto alla 33 Walk Around, che è molto più diciamo ideata per gli spazi importanti, quella invece ha voluto esprimere anche un po' più di sportività, un po' una prua più aggressiva. Sì, assolutamente sì, ma questa verrà presentata in due linee: la linea Classic, che è quella qui proposta in fiera, e poi ci sarà la versione Infinity, che sarà ancora più sportiva, quindi diciamo la versione sport è quella che verrà sportiva per quello che sono gli allestimenti. La linea è quella, la linea rimane sommariamente la stessa, con qualche lieve cambiamento di layout. Diciamo che riusciamo ad essere ancora più aggressivi, se si può essere più aggressivi lì, riusciamo ad essere ancora più aggressivi. Portiamoli a bordo, facciamo virtualmente, ripercorri la barca, così intanto metto le immagini, descriviamo questo 40, perché è un 40 importante. 12,20 m con un bimini top molto comodo, perché che unisce le doti dell'hardtop con quelle dell'open, quindi l'aria che ti arriva sul viso, gli schizzi, la parte bella, ma si può anche chiudere, quindi può diventare all'occorrenza anche una barca totalmente chiusa. Tre cabine. Beh, tre cabine su un 40 piedi comincia ad essere un qualcosa di molto molto importante. Stiamo parlando di barche della concorrenza sui 45. Invece arriverà, perché qua sopra c'è un 45. Arriverà. Lì faremo un open day, faremo una presentazione ancora più importante, se questo è, diciamo, la voglia di Giuseppe di continuare ad investire e a credere in questo marchio come tutti noi, e i risultati ci stanno dando ragione. Stanno dando ragione a Giuseppe, a tutta la sua giovinezza, tutta la sua voglia di fare e alla sua visione di una nautica diversa, che ci sta ripagando tutti. Grande soddisfazione. Giuseppe, infatti io quando ti ho visto partire eri forse molto voglioso di fare le cose, ma poi aspettavi di vedere qualche risultato, e i risultati sono arrivati, e questo ti ha dato ovviamente molta più carica. Ho visto che hai preso ancora più voglia di partecipare direttamente a quello che è tutta l'attività del cantiere, ti ha assorbito tutto il tuo tempo, ti sei calato proprio all'interno, hai dimenticato che tu sei un ragazzo di 27 anni. Assolutamente sì, diciamo che è proprio un indolo mio che curo tutto al 100%, partendo dalla produzione. Tu hai visto, sei stato al cantiere, voglio dire, un cantiere diciamo molto importante, perché disposto su una superficie importante, un cantiere che veramente fate tutto in casa. Sì, e quindi curo il cantiere, l'immagine, la produzione, le novità. Mi sono appassionato, come hai detto tu, perché comunque la Jupex... Visto che poi tutti apprezzano, quindi questo per te è stato lo stimolo maggiore. Lo stimolo maggiore è che i clienti tornano con il sorriso. Abbiamo clienti che comunque passano a categoria superiore
con il sorriso, capito? Perché loro sono contenti di noi, del marchio, di tutto, voglio dire, sia del prodotto per come è studiato, ma anche di come voi poi avete il rapporto che si crea il col cliente. Vendita, perché dopo sì, ho visto la disponibilità che avete nei loro confronti, cioè nonostante insomma siete molto presi, perché la produzione, la gamma è ampia, però per voi ogni cliente è un cliente, quindi poi se lui preferisce una tappezzeria, una, siete sempre pronti a soddisfare qualsiasi sua richiesta. Assolutamente sì, per quanto riguarda gli allestimenti, ma pure il post vendita dopo, che non è che ci dimentichiamo del cliente, lo curiamo, lo curate. Non fa in tempo a chiamare per qualche problema e subito organizziamo gli interventi di garanzia. E io a questo punto però darei spazio un attimino a quello che è questa gamma importante. Qua ce n'è solo una parte, uno stand, diciamo prima, uno stand importante, Rib Division, Boa Division. Sono anche troppe? Sono tante, io vedevo il cartellone, non ci stanno più, cioè non so come farete tra qualche fiera tappezzere. Faremo il cartellone pieghevole, così cioè, sai, lo devi girare e continuare. Quanti modelli sono tra Rib? Lo sai tu quanti sono in totale? Allora, 175, 22, 24, 24 R-Line, 26, 26 R-Line, 30, 30 R-Line, 26 Cruiser, 34 Cruiser, Rib 21, Rib 26, Rib 34, 40, 45. Avete visto come li elencati come se fossero i nomi dei figli, no? Cioè lui li a memoria, cioè proprio li ripercorre. Come se... Secondo me l'ho saltata, il 34 Cruiser l'ho detto. Sì. Vabbè, come sotto te ti ricordi solo dei maschi, poi le femmine, cioè anche le figlie femmine. Abbiamo un gommone grande in produzione di 14 metri, che stamattina parlavamo con Giabattista di Jolly Drive, di fare una collaborazione e montare le eliche di superficie, e stiamo pensando, non lo voglio dire perché poi io lo devo fare, lo sai come la penso, stiamo pensando ad una 38 Opel Luxury, sarebbe la mamma della 33 che abbiamo in fiera. Insomma, una gamma veramente ampia per 4 anni di storia, un'azienda che è partita nel segno di voler subito conquistare le prime pagine, di essere protagonista in questo mondo dove sono tante le realtà che presentano varie imbarcazioni, vari gommoni. Jupex non voleva piano piano, ma voleva arrivare subito in prima linea e essere qua con questo stand importante, e infatti chi entra a Nautic Sud sembra che viene accolto subito da Jupex Marine, anche la scritta. Inconfondibili. Siamo inconfondibili. Cristian, insomma, cosa possiamo aggiungere? Sono davvero, io l'elenco non lo farei perché l'ha già fatto Giuseppe, sì, però ecco, insomma, abbiamo visto il taglio, lo stile, Jupex si distingue, è un'azienda che dà soddisfazione anche a voi che la dovete rappresentare. Sì, dà soddisfazione anche ai nostri dealer, ai nostri distributori. Cosa dire? Venici a trovare. Allora, ogni tanto faccio i complimenti a Giuseppe, come ragazzo veramente stato già premiato anche l'anno scorso come il più giovane imprenditore della nautica, perché ricordiamo molti sono figli d'arte, lui invece è partito da zero, è stata una sua scelta, ha fondato Jupex, e quindi io i miei complimenti li faccio io, poi vabbè, Cristian penso che sarà ben contento di essere al fianco di un giovane così. Assolutamente sì, molto stimolante, molto... sì, interessante sviluppare con lui le nuove politiche, i nuovi modelli, ed è sempre bene, si impara sempre da tutti. Allora io saluto Cristian, che è l'immagine di Jupex nel mondo, e saluto Giuseppe, noi ci vedremo presto, tra poco più di un mese. Complimenti per quello che fate, continua a girare Nautic Sud, che è una fiera fantastica, una bellissima manifestazione per chi ama andare per mare e per chi ama le barche. Ciao Giuseppe. Ciao bello. Ciao Cristian. Ciao.
Werner Marin, Special Boat for Special People. Committi Not Only Boat e Lifestyle. SPX, The New Generation Rib. E dalla 47esima edizione del Nautic Sud ci siamo soffermati a NV Marine, con me c'è proprio Manuele Vela e Serena. Serena, la moglie di Manuele. Ciao Serena. Ciao Manuele. Io l'altro giorno ho visto questo, ma questo è per San Valentino, perché questo è bellissimo, questo rosa, questo abbinamento di diversi rosa. Siamo di fronte a quello che è un esempio di quello che appunto è la linea Tender, che è nata da un annetto in casa NV. E festeggiamo proprio qui al Nautic Sud un anno. E quindi è proprio un anno esatto che sono nati questi Tender. Questo è il 2.6. Sì, abbiamo praticamente la linea Flat, che parte dal 2.30, cioè il modello nuovo, il 2.60, il 2.80, il 3 metri, e poi partiamo con la linea Master, che è 2.6, 2.8 e 3 metri. Ecco, sono quindi sette modelli per dare a tutti la possibilità di avere un tender di alta qualità. Allora, noi ci eravamo soffermati l'anno scorso, prima di provarli in acqua, quello che colpisce avvicinandosi sono veramente rifiniti in maniera importante, ci sono accessori che lo rendono prestigioso, ma soprattutto che dura nel tempo, perché il tender sappiamo essere un mezzo poi che deve, insomma, viene un po' tra virgolette anche maltrattato, no? Perché è l'oggetto col quale magari si deve poi raggiungere la banchina, quindi se non sono fatti in un certo modo, con certi materiali, con certe lavorazioni, poi in un anno lo buttiamo via. Infatti, e questo già, come abbiamo già anticipato l'anno scorso, questo è un tubolare che è formato da un tessuto di spessore 1300, quindi uno spessore che viene utilizzato per i gommoni da fino a 5,70 m, quindi insomma già questo dà una resistenza sicuramente superiore. Perché spesso col tender si va direttamente, esatto, alla banchina, sì. Lì si va anche addosso, ci si spiaggia. Ci si spiaggia. Questo ovviamente, poi abbiamo visto insomma anche il prestigio delle tappezzerie, curate veramente come si curano con voi a 10 metri, cioè lavorazioni, perché non è soltanto il tessuto, ma le lavorazioni che subiscono sono veramente belli. Esatto, sì, abbiamo una tappezzeria di altissima qualità, abbiamo un disegno delle staffe della seduta, che sono un prodotto nostro, insomma disegnato da noi, quindi in esclusiva nostra. E poi la cosa più importante che noi ci teniamo a sottolineare è che comunque sono tender che vanno personalizzati completamente. E questo ne è un esempio? È un esempio. Questo è un gioco, questo è stato anche un gioco volutamente forzato con colori, esatto, molto appariscenti. Esatto, quest'anno ci siamo dati un po' con i colori, proprio per far capire alla clientela che in mare si può usare, si può scegliere, bisogna soprattutto personalizzarsi. Tra l'altro lì c'è il 2.6 con il tubolare in versione carbon, che ha un grip molto più importante rispetto al gommato normale. Lì insomma, se anche appoggiamo il piede ed è bagnato, non si scivola, no? Per questo è una... No, assolutamente. C'è il tecco a massello fatto all'interno, ci sono delle luci a LED particolari, c'è una manetta comando della Ultraflex di acciaio che è stupenda.
Niente, sono tutti accessori particolari e lo rendono cosa... bello, ma soprattutto dura nel tempo. Là c'è scritto garanzia italiana, sono materiali tutti italiani. C'è una ricerca dietro a tutto quello che vediamo? Tutto, c'è una ricerca su tutto e poi la cosa che distinguiamo è proprio il fatto che non è un semplice tender, ma è un battello grande portato in miniatura, cioè è un gommoncino in tutti gli effetti. C'ha un'omologazione, una certificazione C che comunque ti permette di andare sulle isole, ti permette di andare dappertutto. Non è infatti, un semplice tender. Ma infatti noi siamo stati poi dopo, qualche mese fa, insomma, siamo stati a provarli e abbiamo visto insieme a voi, siamo usciti con tre dimensioni diverse. Hanno delle prestazioni importanti per essere semplicemente dei tender. Quel giorno c'era anche un po' di mare, insomma abbiamo visto come c'era un bel po' di mare, quindi cosa che poi tra l'altro al di là delle condizioni meteo, ma spesso poi il tender viene utilizzato dove c'è tanto traffico e il mare c'è di suo, per cui lo creano già le altre imbarcazioni. Ecco, carene che riescono a dare anche quella soddisfazione, cioè nonostante la dimensione molto è performante. Esatto, molto performante. C'era a bordo te, c'era a bordo Emanuele, ma c'era anche a bordo una bambina, mia nipote. E la cosa importante è che non ci siamo bagnati e siamo salvi tutti, quindi questo appunto per far capire che anche la scelta del tubolare con una dimensione piuttosto grande, perché il tubolare è più piccolo, è di 42, questo ci dà la possibilità di essere completamente protetti all'interno del battello. E questo è un dato importante perché il tender, come dicevamo, oltre a essere utilizzato per scendere dalla propria barca più importante, magari andando all'interno della marina, piuttosto che viene utilizzato anche poi dai figli, dai nipoti per giocare, e quando ci si gioca bisogna ricordarsi che poi comunque ci sono su 20 cavalli, 15 cavalli, la carena e il tubolare permettono di mettere in sicurezza anche i propri figli, i propri nipoti, chiunque sta in quel momento utilizzando il tender magari solo per giocare, no? Certo, certo. No, ma addirittura ragazzi, genitori con bambini che sono stati per mare con questi tender, sono saliti a bordo 7 persone, 8 persone, cioè i gommoni sono proprio inaffondabili, questi gommoncini. Un altro aspetto importante che ho visto è proprio quando poi siamo in banchina, che si deve scendere, no? Appoggiamo i piedi sul tubolare per scendere in banchina, questo gommone non tende mai a fare questo movimento, non si imbarca, non va su un fianco, non sente il peso. Assolutamente, non sente il peso proprio per la carena e i tubolari, diciamo, abbastanza grossi che ti permettono di stare fermo sull'acqua. Sentire quella stabilità che è su un mezzo di 2,50 m, 2,60 m. Scusami se ti interrompo, abbiamo voluto alla base proprio di questo progetto avere la sicurezza, infatti abbiamo fatto proprio con degli ingegneri delle prove di stabilità e ci siamo seduti in quattro con dei pesi piuttosto elevati sul tubolare per vedere se si inclinava ovviamente, è un prodotto ad altissima qualità. È una linea importante, copre tutte le dimensioni, quelle che sono le più richieste nel mondo dei tender, per cui complimenti Emanuele, complimenti a Serena. Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao, grazie, ciao Francesco. Cause the future is now.
E sempre dalla 47esima edizione del Nautic Sud siamo in uno degli stand più appariscenti del Nautic Sud. Per chi non vuole passare inosservato, Dovi Boat sicuramente ci ha abituati a sorprenderci. Qua alle nostre spalle una versione nuova di quello che è il 10 metri, questa è una versione chiamata Senna, un cabinato puro, sotto c'è un qualcosa di veramente importante, non è una semplice cabina ma è veramente un mini appartamento, perché c'è davvero tanto spazio. Abbiamo visto importante, quando si scende si ha questa dinette dove si ha altezza uomo, poi più a prua c'è questo matrimoniale importante. Questa è una delle peculiarità di questo modello. Noi abbiamo fatto sempre gommoni sportivi con un minimo di abitabilità, giusto per cambiarsi. Come l'altra versione che abbiamo là. Esattamente, come il Miura. Questa volta sempre perché... Non l'ho detto, ma lui è altissimo, ma è Stefano Cicala, Dovi Boat, non l'ho detto, che sono con Stefano Cicala, uno dei due fratelli, insieme a Mimmo. Ma giusto perché noi, i nostri clienti, ci hanno chiesto anche una versione cabinata con la possibilità di allontanarsi e dormire anche a bordo, e mi auguro che ci siamo riusciti con questo modello, che non è precisamente il modello Ayrton Senna, l'ha customizzato il cliente che già l'ha comprato avendo lui una motocicletta proprio dedicata a Senna, se l'è voluto customizzare. Il gommone è un Dovi Boat Cabin, praticamente offre quattro comodissimi posti letto, c'è la versione sia con il bagno americano che con il bagno chiuso. La tendenza di oggi è quella di dare un'abitabilità ai nostri gommoni, è quella che chiede proprio il diportista di oggi. Noi ci auguriamo che con questo modello siamo riusciti a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, che sono un po' particolari, estranei alla massa. Sono un po' estrosi, però devo dire che oltre a quello che dici, che ci sono spazi importanti sia sotto coperta, sopra coperta, abbiamo visto questo prendisole a filo con i tubolari a prua, qua un altro prendisole di poppa che ovviamente ha lo schienale ribaltabile, dove in questo momento sta facendo la funzione da poggia schiena per la seduta dei passeggeri. Il gommone deve avere due cose necessarie: l'abitabilità e la comodità di prendersi il sole, perché il gommone non serve soltanto per dormirci e stare a bomba, ma serve soprattutto per godersi il mare. Il mare si gode all'esterno quando c'è il sole, tra bagno e sole, e in più gli diamo la possibilità di poter questa volta dormire a bordo una famiglia di due adulti più due bambini. In realtà questo lo fanno anche altre aziende, perché ci sono coloro che magari offrono spazi importanti. Quello che colpisce il Dovi Boat è che tutto questo poi si va ad associare a una cosa molto difficile, cioè renderlo unico per quello che è l'impatto visivo. Cioè qua ci sono delle soluzioni che, io dicevo prima, è difficile capire cosa esattamente, qual è il punto, è tutto un insieme di scelte che voi fate per renderlo unico, e questo è un segreto di Dovi Boat. Noi non facciamo due gommoni uguali, quindi il nostro obiettivo è stato quello di personalizzare il gommone e rendere i desideri dei nostri clienti sul loro battello. Io vorrei dire, quello che vedete laggiù nella versione Miura, giusto? Il Miura, che è una versione sport, ecco, è la stessa base, no? La base è quella. Sì, due persone e avere un WC a scomparsa. Però la base, diciamo che il cliente è 10 metri. È sempre quella, è un 10 metri. Sembrano due comuni diversi. Sembrano due comuni diversi, ma mantenendo sempre lo stesso stile. Partite dallo stesso stampo iniziale, l'opera viva è quella. L'opera morta invece l'andiamo a customizzare. Un modello sportivo dove possono dormire tranquillamente due persone e potersi cambiare di costume e quant'altro. E il modello cabin dove possono addirittura dormire due adulti e due ragazzi medio grandi. Quello che io sottolineerei è che loro dicono customizzare, molto spesso questa parola è utilizzata da tantissime aziende, lo dicono perché le cuscinerie. Oggi è la portata di tutti customizzare. Ma qua invece voi customizzate qualcosa che va oltre la cuscineria, o per dire, non so, è diventato adesso un fatto quotidiano poter customizzare i gommoni. Poi ognuno... No, ma voi lo fate andando a toccare. Porta la propria impronta sul proprio gommone. Quindi... Ti dico che voi toccate oltre a quello che sono le scelte dei colori, cioè modificate proprio anche quelli che sono alcuni dettagli che sono la parte costruttiva della barca sopra coperta. Quindi si va veramente a personalizzarlo e diventa un pezzo unico. Eh sì, infatti i nostri gommoni sono tutti pezzi unici, non esistono due uguali. Quindi, ripeto,
ripeto, cerchiamo di dare qualcosa che sia di differente dagli altri costruttori. Ci riescono benissimo, penso che lo vedono dalle immagini, insomma, non si può certo dire che questo è uguale all'altro. Questo poi lo sai, non sono io a dirlo se ci riesco o meno, ma è il pubblico, è la gente che ci conosce, i nostri clienti. Ho visto questa seduta 3, che è riportata anche poi nell'altra versione, che è una seduta particolare, perché molto è veramente economica, molto sportiva e sta piacendo tanto, tant'è che molti clienti con i precedenti Dovi Boat stanno richiedendo questo tipo di seduta. Perché quando si va in giro con dei gommoni che sono anche motorizzati, quindi hanno anche la potenza per potersi divertire, quindi c'è bisogno anche di una fermezza alla guida, perché sentirsi comodi e sicuri. Sono gommoni che comunque da crociera raggiungono quei 38 nodi e di massima ne possono scendere anche a 75-80 tranquillamente, mantenendo sempre quella stabilità di quando era il gommone, che era pesantissimo, che pesava oltre le 4 tonnellate, a un gommone del genere con l'innovazione dei materiali di costruzione che pesa intorno alle 3 tonnellate. Ricordo che tra l'altro i tubolari sono fatti in casa, perché ovviamente sono fatti in casa da mio fratello e non cambio manifattura. So che lo fate anche conto terzi. Lo fa anche per conto terzi altri costruttori molto più importanti di me, quindi. Quindi insomma una certa importanza, materiali sanno come lavorarli. Tutto in casa e noi offriamo sempre nella nautica, siamo nella nautica a 360 gradi, dal rimessaggio all'assistenza, alla costruzione, tutto. Il nostro cliente una volta che entra in casa Dovi verrà coccolato e verrà sempre magari accontentato in tutte le sue esigenze. Insomma, avete capito? Date sfogo alla vostra estrosità, alla vostra voglia di apparire, alla vostra voglia di avere qualcosa di unico e affidatevi a chi, appunto, avete visto, fa qualcosa di eccezionale. Dovi Boat. La scelta. Allora la scelta, grazie Stefano, buona continuazione per i Nautic Suit. È stato un piacere e ti saluto, Piras. Ciao, ciao, ciao.